Venerdì 17 maggio, presso il Circolo Noi della parrocchia di Pozzo, si è tenuta la serata di presentazione della mostra dal titolo Con gli occhi degli apostoli, una presenza che travolge la vita. Fino al 21 maggio alcuni volontari sono a vostra disposizione per guidarvi attraverso questo percorso del quale abbiamo raccolto per voi qualche informazione in più. È stata realizzata dal meeting di Rimini nell'anno 2011, portata qui a Verona dall'associazione Rivela, che ogni anno propone queste mostre all'interno delle sagre, delle feste di paese. Il titolo della mostra, Con gli occhi degli apostoli, una presenza che travolge la vita. Nel percorso della mostra noi attraverso gli indizi, gli studi e l'archeologia ci immedesimiamo attraverso gli occhi appunto degli apostoli per incontrare il messaggio di Gesù, che è partito da Cafarnao per poi diffondersi in tutto il mondo. Nella prima parte della mostra si guarda la vita sociale e religiosa di Cafarnao e poi che cosa è stato in questa città il fatto che Gesù è andato ad abitare, tutti i cambiamenti che sono avvenuti nella città, ma soprattutto nella vita degli apostoli. Tutti i miracoli attraverso i quali, gli apostoli imparavano, conoscevano e si affezionavano a Gesù. Nella seconda parte invece ci descrive che cosa accade in questa città quando Gesù inizia a operare i suoi miracoli e il fatto che tantissime persone accorrono e che la vita della città, proprio delle persone, inizia a cambiare. Poi invece in un'altra parte si spiega la casa di Pietro. La casa di Pietro è molto importante perché avviene un miracolo importantissimo, che è il miracolo del paralitico. Durante lo svolgimento della mostra però si comprende che Gesù incomincia a dire di sé che è Dio, e questo sarà, come dire, ciò che unisce agli apostoli, ma anche il punto di rottura con il Sinedrio, che lo porterà quindi ad essere condannato. E la casa di Pietro nel tempo, poi, dopo la morte di Gesù, diventerà la prima ecclesia, la casa chiesa. Nell'ultima parte della mostra invece noi parliamo della resurrezione e dopo l'episodio del sì di Pietro, come Pietro va in tutto il mondo e porta nello sguardo proprio questo incontro con Gesù. Ed era una cosa, Gesù, che gli capitava, cioè in quel momento, accadeva per lui sempre in ogni momento, chiunque incontrava Pietro incontrava Gesù. E questo è l'inizio della Chiesa, perché Gesù lì affida agli apostoli la missione di andare in tutto il mondo. E quindi questi pescatori partono da questa cittadina e in tutto il mondo vanno, e la Chiesa attraverso di loro, cioè attraverso questa compagnia di amici, si diffonde nel mondo. La mostra finisce con una domanda: chi dite che io sia? Proprio perché vuole essere per tutti quelli che ascoltano e che vedono la mostra una provocazione a commuoversi, a non dare per scontata la persona di Gesù, ma a coinvolgersi, perché conoscendolo ci sia sempre di più un amore verso la sua persona.